sta per avviarsi una nuova stagione, vi dividerete tra Palamini, qui c'è la presentazione, immagino svolgerete allenamenti e Palladraguzzi, dove dovreste giocare le partite in casa, uso il condizionale perché sappiamo che ci sono ancora dei problemi che bisogna risolvere. Allora, sicuramente questo palazzetto, il Palamili, che è il campo a cui siamo particolarmente legati perché è la base da dove svolge la nostra attività giovanile, dove siamo cresciuti e abbiamo fatto tanti anni, non è un campo omologato per la Serie B. Quindi il nostro campo è quello del Palladraguzzi, dove noi contiamo di tornare veramente in tempi rapidissimi, perché questa notizia di questa nuova infiltrazione di acqua piovana dal tetto ci ha causato notevoli problemi. Ci hanno assicurato che i tempi saranno brevi e che potremo fare il nostro esordio direttamente a Palladraguzzi il giorno 29 settembre, perché viceversa sarebbe veramente un grosso guaio. Già l'anno scorso abbiamo patito un grande problema dall'assenza del Palladraguzzi, sia per i nostri interessi che per le esigenze dei nostri tifosi. È stata un'annata veramente complicata, soprattutto nella gestione settimanale, peregrinando da campo a campo. Quindi speriamo che questo sia un problema che duri veramente pochi giorni. Ora che ci siamo tolti l'attualità, possiamo pensare a quella che sarà la stagione. Lo scorso anno la Basket School Messina è arrivata fino ai playoff, è stata forse una delle sorprese, ma neanche tanto, conoscendo Pippo Sidoti e come lui lavora con i ragazzi. Cosa ci si aspetta da questo nuovo campionato? Guarda, l'anno scorso siamo stati sicuramente la sorpresa. Nessuno riteneva che potessimo ambire ai playoff, probabilmente neanche noi. Invece quel mix e quell'entusiasmo che si è creato, quel mix di gioventù e di esperienza e quell'entusiasmo che si è creato nella stagione ci ha condotto a fare questi risultati che erano insperati. Adesso è più complicato perché bisogna confermarsi, è più complicato perché è un campionato nuovo del quale ancora non conosciamo gli equilibri, ma che io mi aspetto leggermente più equilibrato verso l'alto rispetto a quello della scorsa stagione. Vedo tante squadre che sicuramente venderanno care la pelle. E non mi pare che invece ci siano delle squadre che siano più deboli le altre, dei cuscinetti, quindi sicuramente sarà un campionato difficile, con grandi piazze ancora una volta come la Viola Reggio Calabria, con squadre con budget importanti come Piazza Armerina. Noi partiamo da una qualità, da una caratteristica rispetto all'anno scorso: abbiamo un nucleo di giocatori che viene riconfermato, che quindi è già dentro un sistema di gioco, è già ambientato nella nostra società, con noi dirigenti in questo contesto. Quattro quinti di quintetto sono quelli della scorsa stagione, sono stati riconfermati, e quindi questo qui ci dà un piccolo vantaggio nell'amalgama del gruppo. Parlava di gioventù in squadra, abbiamo visto tanti giovani adesso correre qui al Palamili. Ci racconta un po' come lavorate con i vostri settori giovanili? Immagino che ci sia anche la volontà un giorno di portarli in prima squadra. Questa è sicuramente una volontà, un obiettivo, un sogno. Sappiamo che è difficile. Sappiamo che è difficile perché far emergere giovani ad un livello abbastanza competitivo non è semplice. Di certo possiamo dire che qui, in questo cuore pulsante, negli ultimi anni i numeri sono aumentati. Aumentano considerevolmente anche in considerazione dell'entusiasmo che abbiamo generato con la prima squadra, del fatto che nella zona sud della città sostanzialmente questo è l'unico impianto dove si pratica la pallacanestro. E quest'anno sono stati aggregati a tutta la preparazione almeno 4 dei nostri ragazzi del settore giovanile. È un lavoro lungo, certosino, non è facile, ma l'obiettivo sarebbe non solo averli in prima squadra, averli come giocatori portanti, perché in questa squadra il nostro capitano è un messinese, è Leonardo Di Dio. Abbiamo avuto nel tempo diversi messinesi, certo la ciliegina sarebbe quella di avere dei messinesi che siano interamente prodotto giovanile della Basket School. E il nostro pubblico lo potete vedere anche qui, quanta gente è presente, perché noi siamo riusciti a creare in questa stagione in particolar modo, ma anche in quella precedente, un connubio con un gruppo di appassionati che ci segue davvero
con affetto, non solo nelle partite ma anche nelle manifestazioni che facciamo durante la settimana, ci stanno vicini anche in trasferta. Però i numeri non bastano mai, nel senso che noi dobbiamo sempre più ingrandirci, vogliamo abbracciare tutta quanta la città, essere riconosciuti come la squadra della città. Messina, giallorossi, siamo giallorossi come i colori della città, quindi la campagna abbonamenti sta andando bene, però ancora i numeri non sono quelli che ci devono far ritenere soddisfatti. Dobbiamo crescere sia nei numeri degli abbonamenti che nelle presenze settimanali al palazzetto, perché Palatracuzzi ci ha dato una grandissima mano, è diventato un catino assolutamente difficile da espugnare per tutti quanti e deve continuare ad esserlo ancora di più, lo dobbiamo riempire sempre di più. Una nuova stagione comincia, quali sono le aspettative e gli obiettivi che vi state ponendo? Gli aspettativi sono sempre legati all'entusiasmo, e noi siamo all'ennesimo anno di partenza dove noi programmiamo una stagione per vincere e cerchiamo di fare crescere un po' tutto il movimento. Abbiamo creato una nuova squadra per la prima volta su un'intelaiatura vincente, quella dell'anno scorso, e stiamo cercando di improntare sull'organizzazione tutta il nostro lavoro per far sì che sia i ragazzi e sia il pubblico che ci segue possa trovare spunti utili per potersi avvicinare il più possibile a noi. La vinta regionale l'abbiamo conosciuta lo scorso anno come campionato, vi vede viaggiare tanto, Sicilia, Calabria, Puglia con la seconda Campania. Fase, quest'anno pure Campania nel girone, ecco. E Basilicata, ecco. Diciamo che quando è stata creata questa Serie B interregionale tutti dicevano che era una Serie C Gold un po' più allargata. Nella fattispecie non è così, è realmente una categoria nuova ma che è molto vicina alla B nazionale, sia dal punto di vista dell'organizzazione dei professionisti che la popolano e che tutte le società presenti hanno ambizioni importanti. E ricordiamoci che c'è presente la Viola Reggio Calabria, nell'altro giro c'è Avellino, insomma c'è un sacco di realtà vincenti. Abbiamo tolto, grazie a Dio, la Ragusa e l'Orlandina, ma diciamo ci sono altrettante realtà come Piazza Armerina, appunto la Viola, c'è Matera, sembra essere una buona realtà, c'è Catanzaro, insomma siamo accompagnati molto bene. Non so se ha visto la squadra allenarsi in queste settimane, ci può dire secondo lei a che punto sono, come guardi livello? Io seguo da tifoso la squadra, però diciamo che il nostro coach ci dà ampie garanzie e rassicurazioni su un gruppo che si sta andando a creare, e il nostro direttore generale insieme al direttore sportivo hanno creato un eccellente gruppo fatto di professionisti seri che su questo posso garantire stanno lavorando molto molto bene, e adesso sono guidati da un coach che li fa andare molto, molto precisi e molto, molto attenti. Diciamo che la squadra sembra essere molto buona, ecco, non ci spingiamo molto ma sembra essere molto buona.